il giorno dopo L'insediamento. all'insediamento del nuovo sindaco, vediamo che i progetti di Barramina vengono messi in opera. Si è già proceduti al taglio delle erbacce, quindi dei giardini pubblici, e si sta notando un bel colpo d'occhio da parte delle persone che frequentano i giardini. Notiamo con piacere anche che ci sono dei gran visi sorridenti sui cartelloni pubblicitari del pre-elezioni. Vorremmo vedere anche un qualche sorriso dopo, il dopo elezioni del Comune di Vergata. Notiamo anche con piacere che a distanza di poche ore è scattato il piano anti-zanzara Tigre di Vergato. Questi sono i potenti mezzi che sparano nelle fognature e nei tombini. Un disinfettante che dovrebbe avere effetti benefici e dovrebbe eliminare queste brutte zanzare che infestano un po' il paese. Notiamo anche comunque con un po' di disappunto che le condizioni del pincio sono sempre precarie, molto precarie. Queste immagini lo dimostrano. Speriamo che nel volgere di 24 o 48 ore il sindaco prenda provvedimenti e faccia sì che le cose siano un po', diciamo così, ripristinate e messe a norma. Siamo sempre in prossimità del Pincio, notiamo che l'ANAS ha messo a disposizione del comune potenti mezzi per rifare il manto stradale. Viene tolto il vecchio manto dello spessore di alcuni centimetri per poter immettere il manto nuovo, mettendo così un po' in rilievo i vecchi marciapiedi, se no sarebbero a livello dell'asfalto e quindi l'acqua entrerebbe sui marciapiedi. È un piacere di vedere il mezzo in azione. Impegnatissimo il personale che sta dirigendo il traffico, in mancanza di forze dell'ordine sopperiscono alla conduzione e all'andamento del traffico. Con molta professionalità, essendo questo un doppio incrocio, e in due persone stanno seguendo 6 semafori. Con rischio e pericolo della propria incomunità e incolumità, la gente, l'operaio, noi sappiamo, il tecnico sta dirigendo il traffico con una grossa palette da ping pong. Schierato dai mezzi in transito. Ma lui lì c'è un dovere, è fermo. Lui vige il dovere, non, fa solo vede, facendo agli automobilisti di ridurre un po' la velocità. Vai. Notiamo con disappunto un tombino, diciamo così, riempito. E quindi qui la zanzara tigre non farà certo le uova e non ci creerà dei problemi. Speriamo solo che a fine lavori venga ripulito il tombino, che l'acqua e le bevande vadano verso il fiume Reno. Dopo molti anni. Sembra un mostro preistorico, questa potentissima macchina che toglie il vecchio catrame e prepara il fondo per il nuovo bitume che verrà immesso. Che svolge il lavoro di 50 persone. Ecco la differenza fra il marciapiede prima del
trattamento che parte dalla macchina, che emerge, faccio credere, nello sfondo di essere. E va a completare i lavori fatti sul ponte che conduce alla Casa della Salute. La prima volta non c'erano dei cartelli pubblicitari? Faremo anche una domanda, i cartelli pubblicitari che erano stati messi a mo' di guardarail fra la strada e il marciapiede sono spariti. Qualcuno, se vuol dire qualcosa in merito, noi saremmo lieti di ascoltare. Questo angolo ricorda... Questo è un vecchio angolo che porta in via Pantano, sempre così da decine e decine di anni. Speriamo che con l'arrivo del nuovo sindaco si proceda a una sistemazione definitiva. Il ciclomotore? Abbiamo un ciclomotore che dalle sue forme e dalla polvere che lo copre riteniamo che siano almeno 6 anni che sia in sosta sotto questo cavalcavia. Qui erano sistemati i cartelloni pubblicitari che sono stati amputati, segati e non sappiamo però il motivo. Di Mezzianas. Adesso lo fa. Perché c'era mille problemi di fare. Centro di Vergato.
passando la crisi, il traffico sulla Bretagna è di nuovo in aumento. Mi piacere che abbiamo visto riprendere i lavori pubblici, abbiamo lavoro un po' tutti. Saranno tempestività, notiamo con piacere che stanno riprendendo i lavori pubblici nell'ambito del comune di Vergato. Vediamo che i mezzi sono molto potenti e quindi i tempi saranno, si spera, molto brevi per far sì che l'asfalto della statale che transita nel paese sia di nuovo completato. Stiamo assistendo all'emulsione sul vecchio asfalto grattugiato. Stiamo assistendo alla posa in opera del nuovo asfalto sulla statale Poretana di Vergato. Intenso, difficile lavorare in queste situazioni, purtroppo la strada è una statale, quindi vediamo espandersi il nuovo asfalto. Vai. Mezzi molto moderni che sostituiscono centinaia di braccia umane, e se potremmo dire quasi perfetto l'asfalto, sarà poi compito del vibratore qui dargli il colpo finale. Vediamo che la macchina sospinge il carro. Finalmente anche
anche Vergato vediamo lavorare mezzi di prim'ordine, mezzi di una certa importanza, mezzi che riducono di molte ore, di molte giornate il lavoro. Lavoro che è abbastanza pericoloso, essendo il traffico parzialmente aperto, anche per l'equipe di Vergato News, difficoltà nelle riprese dovute alla polvere che sollevano i mezzi in transito. Come le galline, cosa fa la gallina? Becco, la strada, becco. Vuole arrivare dall'altra parte. Sprovveduta! Dagli una sbadilata! Yeah.